Quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate è solo l'inizio di un campionato che promette scintille. Venerdì c'è Lecce-Regina e a fine mese si aprirà il capitolo dedicato ai derby calabresi. Il 28 settembre Cosenza-Catanzaro, il 5 ottobre Regina-Cosenza. Nel frattempo il capone del derby ha rovinato i piani alla Regina di Ciccio Cozza. Ad ottobre gli Amaranto subiranno quasi sicuramente una penalizzazione in classifica. L'obiettivo adesso è quello di riprendersi subito e mettere in cascina più punti possibili in vista della ghigliottina. In attesa di rivedere all'opera Camarà, il Catanzaro riabbraccia Andrea Russotto. Il fantasista napoletano ringrazia Moriero con un gol decisivo e punta ad una maglia da titolare anche contro il Melfi. Amici sportivi, bentornati a Rete Calabria Sport News. Come avete visto in copertina, tante le cose da raccontarvi anche oggi, partendo dal campionato di Lega Pro. Terza serie esplosiva nelle prime tre giornate, ma è solo l'inizio di un torneo che promette scintille. Venerdì c'è Lecce-Regina, mentre a fine mese si aprirà il capitolo dedicato ai derby calabresi. Il 28 settembre subito Cosenza-Catanzaro, poi settimana successiva, il 5 ottobre, Regina Cosenza. Facciamo il punto nel servizio. Dopo le prime tre giornate, il campionato di Lega Pro entra nel vivo. All'orizzonte le sfide più succulente. E se una è già andata in archivio, il derby dello Stretto, certo lo spettacolo non si è fermato venerdì scorso. Anzi, la Regina è chiamata subito ad un altro match di cartello, quello contro il Lecce. La squadra di Cozza inaugurerà la quarta giornata proprio contro i pugliesi, nel venerdì notte dello stadio di Via del Mare. Il giorno dopo in campo il Cosenza, alle 14.30 contro la Lupa Roma, alle 15 la Vigor, che al Dippolito ospiterà la Salernitana, e alle 17 spazio al Catanzaro di scena a Melfi. Di particolare interesse la quinta giornata, primo turno infrasettimanale dell'anno. Mercoledì 24 settembre, tutti in campo tra le 20.30 e le 20.45. Alle 8.30 la Vigor va a far visita al Melfi, 15 minuti dopo in programma Casertana-Cosenza, Catanzaro-Matera e Regina-Barletta. La domenica successiva sarà la prima formato derby in Calabria. Cosenza e Catanzaro si sfideranno al San Vito alle 16. Giornata la sesta, aperta dalla partita a pranzo tra Vigor e Foggia e dalla gara delle 14.30 tra Juve Stabia e Regina. E nelle ultime ore la Lega ha ufficializzato anche il menù del settimo turno, in programma il 5 ottobre, quando i riflettori saranno puntati soprattutto sul Granillo di Reggio, dove la Regina cercherà strada al Cosenza. Il giorno prima la Vigor sfiderà in trasferta il Martina alle 19.30, mentre alle 14.30 di domenica il Catanzaro ospiterà la Versa Normanna. E allora questo è il quadro completo fino alla settima giornata. Abbiamo visto fine settembre ed inizio ottobre si aprirà il capitolo dedicato ai derby, un derby di fatto non calabrese ma pur sempre derby, forse quello più atteso. La Regina lo ha già affrontato contro il Messina, un KO che ha rovinato i piani della squadra di Ciccio Cozza. Ad ottobre gli Amaranto infatti subiranno quasi sicuramente una penalizzazione in classifica, e allora l'obiettivo è quello di rimettersi subito in carreggiata e raggranellare più punti possibili in vista della ghigliottina. Il compito più arduo per mister Francesco Cozza è adesso quello di lavorare sull'aspetto psicologico della squadra. La battuta d'arresto subita al Granillo contro i giallorossi potrebbe infatti pesare sull'umore di Di Michele e compagni, che si prefiggono l'obiettivo di forzare i ritmi da qui a fine ottobre, quando potrebbe arrivare una penalizzazione per la società Amaranto. Tuttavia l'anticipo di venerdì scorso ha messo in evidenza tanti aspetti positivi, a cominciare dalla prestazione dell'11 di Cozza, che avrebbe meritato l'intera posta in palio per aver costruito almeno quattro limpide palle gol. Il problema è consistito nel non averle concretizzate, quelle occasioni da rete, tenendo in partita un Messina che al momento opportuno si è mostrato cinico. Adesso però per la truppa Amaranto è arrivato il momento di voltare pagina. Il Lecce è formazione ostica, dotata di un tasso tecnico di gran lunga superiore rispetto a quello dell'ultimo avversario. La preparazione è ripresa con l'obiettivo di fare risultato al Via del Mare per riprendere immediatamente il cammino interrotto nel derby. Cozza dovrà fare la conta dei disponibili, ma soprattutto
soprattutto sarà chiamato a mettere a punto la squadra per avere maggiore concretezza in attacco e la massima attenzione in difesa. Il Lecce, che ha avuto finora lo stesso ruolino di marcia degli Amaranto, è reduce dal pareggio a reti bianche in casa del Matera. La sfida in terra salentina si annuncia già come uno scontro di alto livello tra due nobili decadute. Insomma, questo l'antipasto di Lecce Regina, ne parleremo approfonditamente anche nelle prossime edizioni. Ci tuffiamo sul web, sul nostro sito internet www.retecalabria.tv per andare a leggere le decisioni del giudice sportivo dopo la terza giornata. Eccola qui la notizia, multa di 1.500 euro proprio per la Regina, perde un uomo per un turno, invece il Cosenza contro la Lupa Roma non ci sarà. Ravaglia, se volete poi approfondire e leggere il comunicato ufficiale intero. Altra notizia sempre di Lega Pro riguarda il Cosenza: confusione, va via l'amministratore delegato Quaglio, alla base dell'addio ci sarebbero delle divergenze con il presidente Guarascio. Quaglio non avrebbe condiviso alcune scelte societarie del presidente rossoblu. Cosenza che arriva proprio dalla pesantissima sconfitta di Barletta. Altra notizia poi di Serie D che approfondiremo tra pochissimo, prima ci tuffiamo a Catanzaro perché in attesa ancora purtroppo di vedere in campo Camara, i tifosi giallorossi si coccolano Andrea Russotto su il gol decisivo contro il Martina Franca. Sentite. Ma la domenica da incornicia abbiamo vinto, nel calcio conta vincere. Capisco che tutti potevano pensare che questa potesse essere una partita, poteva essere una partita facile, ma così non è. Nel calcio partite facili non esistono, questo è anche il bello del calcio. Abbiamo avuto delle piccole difficoltà, ma alla fine abbiamo vinto, abbiamo i 3 punti in tasca, una classifica che ci vede lì nelle prime posizioni, se non addirittura primi, e ci godiamo questo momento. Abbiamo fatto secondo me una buona partita. È logico che è paragonata alla prima con la Juve Stabia, e comunque la partita a Benevento magari abbiamo fatto qualcosina in meno, questo è vero, però abbiamo vinto e ci godiamo questa vittoria di 3 punti. Chiudiamo questa edizione andando per un attimo ancora sul nostro sito internet, ve lo ricordo sempre www.retecalabria.tv. Serie D rende cambio al vertice per dare nuova linfa dopo il KO di Sorrento e il pari con la Battipagliese. Il club siciliano prova a mettersi dietro le spalle un mese tribolato culminato con le dimissioni dalla carica di presidente di Mario Pellicori al suo posto pronto Pellegrino, che dovrebbe essere accompagnato, lo leggiamo più in basso, in questa nuova avventura da Fabio Coscarella. Bene così, con questo è davvero tutto, grazie per averci preferito, a voi tutti un buon proseguimento. Dalle sia buon passo.